Ciao di Gugge, ben ritrovati dal vostro AndrewLink91 su Ever Oasis. Beh, direi che ci siamo. Io sono carico, ma a dire il vero non credo di essere abbastanza pronto, se proprio devo essere totalmente sincero. Inoltre, la barra dell'abilità non ce l'ho caricata neanche una. Però, bisogna fare quello che bisogna fare. Stavo pensando, nello scorso video ho combattuto contro lo stregone, no, contro, vabbè, un servitore del caos, ma non mi ricordo come si chiamava, ma praticamente era una che già avevo affrontato, quindi può essere che devo affrontare altri due servitori del caos, praticamente. Ne ho affrontati tre e probabilmente dovrò affrontarne altri due, visto che uno l'ho riaffrontato proprio nello scorso episodio. Però non era proprio uno dei boss, dei mini boss che ho affrontato. Diciamo che era più di supporto per quel boss. E ho paura che questo, o questi, quanti ne sono? È uno o due? Ah, questo, bene. Sarà un boss non semplice. Non so perché... Ah, devo colpirlo con le bombe, vedo. Accidenti. Ma... Ah, che cacchio. Ma io sono coglione. Ma si può? Aspetta, le bombe però devono riformarsi, se permettete. Vabbè, dai, gira. Eccola. Vabbè. Niente. Non... Vabbè, lui targetta a me. Ah, ecco, mo l'ho targettato. Non ci ho fatto caso. Vai! Ma l'ho preso. Terana. Ah, ragazzi, no, aspetta. Non posso farla così. Non posso farla così. Mi ci vuole troppo tempo. La verità è che devo portarmi due arcieri almeno a combattere. Non so, ci sono alcuni fuori che stanno facendo la missione, oppure mi porto io un arco. Non so, perché poi comunque si vengono attaccati spesso e si indeboliscono facile. Allora, vediamo un po' chi c'ho. È un nemico interessante comunque sia, devo dire, non è malaccio. Il problema è che ci vorrà un po', devo solo stare attento a schivare gli attacchi e ad attaccarlo io con l'arco. Ad ogni modo, anche se loro hanno l'arco, non attaccano, quindi insomma risulta abbastanza inutile la cosa. Ah, aspetta, ora è cascato. Ah, quindi a un certo punto lui viene qui. O andiamo più giù. Ah, andiamo più giù. Ah no, aspetta, lui. Oh mio Dio, cos'è? Ah, aia, oh niente, non mi ha preso. Boost up, bitch. Ah, si è ingoiato la bomba? Coglione. Oh, è stordito. Vai, bomba. Aia, no, niente. Ah, da qua non ci arrivo. Sì, però, Tatino, sono un po' tante. Ah, devo scoppiartele forse. Boh. Vabbè, intanto ti continuo a colpire, tu fai come ti pare. Ehi! No! No! No, don't shoot me, please! I'm friendly! Aiuto! Nah, ti potevi mangiare la bomba. Pterana, è bello. Io devo ammettere una cosa, già che è uno pterodattilo, per me già ha vinto tutto. Oh, ok, qui non ci arriva. Ok, allora. Ehi, oi, mi ha preso male. Aspetta. Ehi. Mangiati questa, mangiati. Ecco, bravo. Così, bene. È andata. Vabbè, ma così è facile allora. Questo boss è un po' scarsino rispetto ad altri.
Ok, vabbè, insomma, sono un po' di punti esperienza alla fine, dai. Ah, la sua forma base è piccolina. Ce l'abbiamo fatta, bene. Non sono neanche troppo contento di averlo sconfitto perché, beh, insomma, non è che sia stato chissà di quale difficoltà immane, eh. Però vabbè, sono contento, ma non troppo. Una cosa moderata, diciamo. Ah. Bene, finalmente forse riusciremo a liberare l'oasi. Complimenti, non è di tutti giungere fin qui. L'Apteran che hai sconfitto è un mostro del caos dalla potenza impareggiabile. E qui avrei qualcosa da ridire. Divora con gusto tutti i valorosi che cercano di oltrepassare le rovine della prova. Ma tu l'hai colta di sorpresa. No, scusate, ma fa ride. Su, vieni avanti, il vento ti condurrà da me. Oh. Tre per sicurezza, non si sa mai. Che poi esamina, non posso farlo. Ma se tu sei il vento, sei. Ok. Dovreste essere fieri di venire con me voi, eh. Roto mi sta simpatico, quindi va bene. Ne aggiro un po' di meno, ma. Va bene uguale. Ah, questa è quella che abbiamo visto dall'eserto, bella. Aspetta, fatemi salvare prima. Sicuramente un altro. Allora aspetta, vado a cambiare tutto quanto, aspetta, allora, Ok, sono pronto per andare. Il passaggio sembra abbastanza lineare, insomma, non c'è nulla. Basta così, Zefa, chi è? La sorella di Miura, se non sbaglio. Sì. Ah, quindi rincontriamo anche lei. Ci picchia. Qualche parola prima di. Non vi lascerò mai e poi mai prendere il quarzo bianco. Aspetta, Zefa! Oh sorellina, anche tu sei venuta qui, sono felice. Andrea, perdonami se ho fatto di testa mia, vi ho seguito fin qui. Ho pensato che se vi avessi inseguito di sicuro sarei riuscita a incontrare Zefa. Zefa, tu. Guarda come ti sei ridotta, cosa hai intenzione di fare? Quello che io cerco è una guerra senza fine, duelli all'ultimo sangue e odio mi renderanno forte. Se tutto il mondo si lasciasse toccare dal caos, i nostri cuori ardi darebbero vita a guerre interminabili. Io voglio cercare la forza in un mondo così. Questo è il mio sogno, la strada che voglio percorrere. Il grande Sciotto realizzerà il mio sogno grazie al potere del quarzo nero. Zefa, è davvero questo ciò che tu desideri? Proprio così, sorellina. Sconfiggerò il tuo gruppo e diventerò ancora più forte. Su, impugnate subito le armi, stavolta non mi batterete tanto facilmente. Io non posso più fermarti. Ti prego, Andrea, ferma tu, Zefa. Sicuro! Però mi sa che farà male. Meno male che ho cambiato arma prima. Vabbè, la danza, sì, va bene. Ehi, quanto sei grande però. Oh mio Dio. Ah, hai due cosi qui, lancia caos. Che palle. Ti dispiace se prima distruggo sti cosi? No, perché tanto per sapere, vabbè, io so coglione, scusatemi. Ippemmete! No, perché sai, Zefa, mi sta un po' sulle palle il tuo modo di fare, capito? Aspetta, ma ancora non posso potenziare. Ah, ma ne crei altre, ne crei nel frattempo? Ah, sì, ne crea altre, quindi è inutile. Dove scappi? Ok, ora che sta a terra, massacriamola. Potenziamoci, amici! Per il potere di Grayskull! Aspetta, era così che diceva Eman? Come diceva? Cioè, io mi ricordo che Eman diceva una specie di sta frase. Oh, non v'è terra ora? Ok, ora ci vai. No. No, aspetta, perché se faccio attacco potente è capace va. A terra, bene, bene. Bene.
Ma mi ricarico, non si sa mai. Preferisco sprecare le pozioni piuttosto che non usarle. Capito? Ah, eccola, eccola, ma si è caricata. Sì, però voi... Madaggia, la miseria. Oh. Bravi, bravi anche voi, attaccate spesso. Quindi ora che si fa? E così ho perso. Ho sacrificato tutto per andare in cerca della forza. E invece... Però cos'è questa sensazione? Sento che il mio cuore arido si sta dissetando e placando. Zefa, non volevo che finisse così. Non essere triste, sorellina. Sono contenta di essere stata abbattuta. Ho fatto tutto quello che potevo e ho perso. Stranamente, adesso riesco ad accettarlo. Ma nemmeno voi potete guarire l'aridità e l'odio nel cuore del grande Sheot. Lui è il caos stesso. Non potrete mai distruggerlo. Eppure combatterete ugualmente, non è vero? Non so cosa vi spinga ad andare avanti, ma continuate a perseguire il vostro obiettivo, come io cercavo la vera forza. Se mai doveste vincere, beh, allora spero di essere tua sorella anche nella prossima vita. Oh, Zefa. Andrea, vuoi consolarmi, eh? Grazie. Sta a guardare, Zefa. Ti mostreremo noi qual è la vera forza. Su, procedi ora. Più avanti ti attende il grande saggio, no? Ok. È stato abbastanza interessante come lotta. Miura. Ok, test di prima salvo perché, come sempre... Cioè, salvo. Più che altro mi ricarico la vita. Non so se mi attenderà una specie di prova all'interno. Anche se... La prova... Insomma, la sala, il labirinto prima era abbastanza complicato. No, qui sembra di no, per fortuna. Per fortuna, nel senso... Insomma, facciamo una cosa un pochino più sbrigativa dopo tutte queste lotte. Finalmente ci incontriamo, valoroso germoglio di grande albero. Da quando ti ho visto arrivare in volo su questa terra sotto forma di bulbo... Non ho mai smesso di osservarti. Io sono qui. Sono l'obelisco stesso. E il mio nome è Thoth il Saggio. Fai fatica a parlare così? Lo capisco. Allora aspetta. Questa forma è solo un'illusione, ma così sarà più semplice conversare. Incontrai lo spirito dell'acqua nel deserto e li costruì per la prima volta un'oasi. Ciò accadde migliaia di anni or sono. Ben presto la notizia dell'esistenza della mia oasi si diffuse e i germogli con i semi di grande albero costruirono altre oasi. Così il verde e le flore d'attività delle persone si diffusero in tutto il deserto. Ma anche la mia oasi fu assorbita dal caos e giunse l'ora della distruzione. Il caos prende incessantemente di mira chi ha il dono della vita. Per tenerlo alla larga, l'unico modo era sacrificarsi. I miei amici e io siamo sfuggiti al caos unendoci al grande albero sotto forma di puri spiriti. Ecco, vedi questo obelisco scuro? Qui un tempo sorgeva la mia oasi. Adesso io sono me stesso. E allo stesso tempo sono anche l'anima di tutti gli abitanti della mia oasi. Continuare a esistere come pura anima forse è un'idea contorta, ma non c'era altro modo. Sono passati tanti anni da allora, e numerose oasi e vite sono state assorbite dal caos. Nemmeno coloro che hanno ottenuto i quarti di luce sono riusciti a contrastare il caos. Questo l'avete provato anche voi sulla vostra pelle, no? Ma adesso è raggiunta una grande opportunità che non è mai stata data a nessuno in passato. Per lungo tempo ho atteso questo momento. Il momento in cui io, che ho creato la prima oasi, lascerò il passo a chi inaugurerà una nuova era. I tre quarti di luce hanno recuperato il loro splendore. La loro luce guiderà il tuo cuore e sarà la speranza stessa. Adesso dobbiamo unirli in un unico quarzo e con la sua luce illuminare il mondo.
Sì, e andiamo allora. Grande. Con il quarzo bianco potrai purificare la tua oasi dal caos che la ricopre. Quando avrete evocato il potere del quarzo bianco, vi sarà mostrata la strada. Il quarzo bianco dovrebbe essere in grado di avvolgere nella luce persino coloro che incarnano il caos. Ma per usare il suo vero potere sono necessarie una grande forza di volontà e fermezza. Deciderai con la tua testa e con il tuo cuore quale sia la cosa giusta da fare. Vai pure, germoglio di grande albero che soffi il vento della speranza. Bene. E insomma, più che altro sono dispiaciuto di aver letto alcune parti male perché potevo dare un'enfasi diversa. Ma il succo è quello, insomma. Sapete che vi dico? Io nello scorso video ho detto che avrei fatto alcune missioni per i bulbini. Non me la sento di farle in questo episodio, perché sono accadute diverse cose. Non è abbastanza lungo rispetto al quanto era lungo il precedente. Però ragazzi, insomma, sta andando alla grande, stiamo andando benissimo. La storia a questo punto sembra che sia proprio gli scoccioli. E sono contento di star arrivando in fondo a questo fantastico gioco. O meglio, contento di arrivare a gran finale, ma scontento che finisca, insomma, a breve. Però insomma, le nuove serie stanno per iniziare, quindi andiamo così. Se non riuscissi a usare il quarzo bianco nel modo giusto, io... cos'è questa luce? Wow. Questa è la memoria dei quarzi. Bulbini e Dra sono impegnati nella lotta. Per la troppa cupidigia sono finiti con l'odiarsi a vicenda. Ah, ok. Ui, Iserka. Iserka si sono appropriati del territorio per il loro tornaconto. E le creature scacciate via sono furiose. Oh. Oh, ho capito. Ho capito che sta succedendo. I Lycona non hanno permesso agli stranieri di accedere alla foresta. Con due R. Deve essere stato triste per tutti coloro che sono stati respinti. Il caos si è alimentato con quello che sta succedendo, con quello che vediamo succedere. Il caos è nato da sentimenti che tutti si tengono dentro. Risentimento, rabbia, tristezza. Ma allora, tutto questo significa che il caos esisterà sempre nel cuore delle persone? Non c'è modo di eliminare il caos per sempre? Andrea, non c'è niente che io possa fare? Eppure, tutti non desideravano altro che essere felici. E invece, quanta tristezza. Questa è una scena a me sconosciuta. Forse è il quarzo bianco a mostrarla? Ma questo è... Il quarzo bianco ci ha insegnato tante cose. Proprio perché abbiamo avuto un passato così triste, vorrei che d'ora in avanti tutti potessero vivere felici. Non devo più dubitare di me stessa, non dobbiamo avere paura del domani. Andrea, io sono pronta. Quarzo bianco, ti prego, esaudisci il mio... anzi, il nostro desiderio.
Grazie allo splendore del quarzo bianco puoi riprendere i sensi per 3 volte e vai! Perché ho come l'impressione che mi servirà questa volta? Oddio, ho perso una volta, però insomma, 3 volte ora? Ok? Evviva Andrea, abbiamo finalmente purificato l'oasi dal caos! Ma la voragine aperta da Shot è rimasta ancora lì. Bene, Andrea, lascerò decidere te sul da farsi. Proverò a riflettere anch'io su quello che posso. Anzi, che devo fare? Ok! Oh, che bello, l'oasi è tornata al suo splendore. Però è notte. Dai. Dobbiamo parlare con Esna, sicuramente. Andrea, che pace che c'è stasera. Grazie al quarzo bianco abbiamo scacciato via il caos, meno male. Ma Shout sta accumulando potere con il quarzo nero, anche in questo momento, mentre noi chiacchieriamo. Guarda, Andrea, la nostra oasi è diventata bella grande. E dire che all'inizio c'eravamo soltanto io e te. Eravamo così felici quando è arrivata Lily. E quante avventure hai vissuto fuori dall'oasi? Io sono sempre rimasta in questa sorgente e non sapevo che nella grande anfora ci fosse un sacro custode. E i cactus che sembrano palloncini? Deve essere divertente rimbalzarci su. Io non mi sono mai mosso da qui e non sapevo niente del nostro mondo. Andrea, mostrandomi il mondo fuori dall'oasi, mi ha dato la possibilità di scoprire tante cose. Grazie, Andrea. Anche quando mi sentivo giù, tu hai sempre guardato avanti con entusiasmo. Con il tempo mi rendevo conto di tutti i progressi che stavi facendo come capo dell'oasi. Io invece ero arrabbiata con il caos e non riuscivo a crescere. Quando ho scoperto il potere dei quarzi di luce, pensavo solo a cacciare via il caos una volta per tutte. Credevo che il caos fosse malvagio e basta, ma non è così. L'aridità, nata dalla rabbia della tristezza e dai desideri realizzati dei defunti. Questo è il caos. Il caos è nato dal cuore delle persone ed è inseparabile dalla vita stessa. Io non odierò più e non avrò più paura del caos. Per il bene dell'oasi, del caos, anzi, di tutte le creature del deserto, farò ciò che io sola possa fare. Andrea, è grazie a te se adesso ho capito tutto ciò. Sai Andrea, io... No, niente. Sta a guardare Andrea, io ce la metterò tutta. È davvero una bella serata. La luna è splendida. Ah, non credo Esna provi un certo tipo di amore verso il personaggio. Più che altro è una profonda amicizia, quindi siamo stati friendzonati alla grande. Va bene. Beh, insomma, che dire, è andato abbastanza bene in questo episodio. Ho combattuto 2 nemici non indifferenti, ma che a quanto pare per me erano fin troppo semplici. O sto diventando un giocatore migliore, il che non è possibile, poco per volta, oppure erano davvero difficili i nemici. E i nemici sì, erano davvero facili, credo. Andiamo un attimo alla fontana. Fontana non il centro commerciale del gruppo Gabrielli, fontana qui, fontana di qua, ok. Ah, c'è un mercante qui, compriamo un attimino un paio di cosucce. Ok, dalla spedizione ancora non è tornato nessuno. Allora io direi che magari per questo video potrei anche concluderla qui. Insomma, avevo detto che l'avrei concluso non appena avesse risolto tutto quanto il problema del caos e dell'oasi. Quindi direi che per questo video QG è tutto, come sempre vi ringrazio per averlo seguito. In descrizione trovate come sempre il link per Twitter. Nel prossimo video andremo nel cratere formato dal caos e da Shout. E come sempre ci vediamo in un prossimo video. Bye bye!